Fiotti, che è vicedirettore del corso di laurea, Buongiorno a tutti. il dottor Martini Mattia, che è docente del corso di laurea, la Buongiorno a tutti. professoressa Benedetta Trivellato, che anche lei è docente e segue molte attività sugli studenti del corso di laurea, Buongiorno a tutti. e il professor Sancino. Allora, direi che possiamo iniziare. Io purtroppo non. Ok. Noi abbiamo fatto partire la registrazione, autorizzate tutti per la registrazione di questa sessione? Perfetto, autorizziamo. Sì. Bene, benvenuti a tutti. Siamo a circa 85 partecipanti, stanno salendo velocemente, però direi che iniziamo perché poi il nostro tempo è comunque limitato, giustamente, fino alle 12:15. Io introduco semplicemente il corso di laurea e poi lascio la parola alla professoressa Marafiotti che vi condurrà, diciamo così, in questo percorso di coinvolgimento nel nostro corso di laurea. Il nostro corso di laurea ha superato i 10 anni e quindi ha superato in un certo senso la sua maturità nel corso di laurea. Ha avuto un ridisegno negli ultimi 2 anni per adeguarlo sostanzialmente alle nuove esigenze del mercato. Abbiamo sperimentato quest'anno il format Covid, diciamo così, del corso di laurea facendo lezioni a distanza. Siamo comunque continuamente attenti, diciamo così, con le due lenti con cui guardare la realtà, che è quella del microscopio e quella del telescopio, in modo da guardare che cosa si muove nel micro e proiettarlo, diciamo così, nel macro, e lo facciamo coinvolgendo sempre di più attori interni, università, docenti, attori esterni, imprese, e stando attento ai segnali più o meno evidenti di quello che succede per coinvolgere i nostri studenti. Posso dire che complessivamente abbiamo un grado di soddisfazione, diciamo così, interessante da parte degli studenti. E quest'anno, così, sperimenteremo anche questa nuova forma, diciamo così, sia di presentazione che poi di avvio dell'anno. Non aggiungerei nulla per non togliere, alla sostanza che darà la professoressa Marafiotti e vi auguro un buon ascolto e poi saremo sempre disponibili con alle vostre domande. Grazie. Grazie, io vi do ancora il benvenuto e ok, e prima di iniziare vi diamo alcune indicazioni per poter così fruire di questo webinar, di questo Open Day virtuale nella maniera più efficace possibile, mettetevi comodi chiaramente perché abbiamo pensato a dei tempi abbastanza contenuti, però molti di voi probabilmente sono già stati ad altre presentazioni prima, quindi rilassatevi. Se adesso e prima non sentivate bene né me e né il professor Cavenago, vi suggeriamo di uscire da questa stanza dove si sta svolgendo il webinar, provare a rientrare perché molto spesso gran parte dei problemi tecnici vengono risolti in questo modo. Avete in questo momento il microfono spento, di fatto per motivi organizzativi, essendo i partecipanti tanti, ve lo possiamo attivare, noi successivamente. Se avete delle domande da porci, vi invitiamo ad utilizzare la chat che trovate rappresentata con questa nuvolettina dovrebbe essere aperta nella parte destra del vostro schermo. Ci sono i colleghi che stanno partecipando al webinar che risponderanno alle domande, poi alcune di queste domande le lasceremo per la fine. E alla fine della presentazione è prevista anche una sessione di domande e risposte in cui voi potrete partecipare alzando la mano, quindi utilizzando e quindi noi vi daremo il microfono. Allora, ci presentiamo, queste sono le persone che ha citato prima Dario Cavenago nella sua presentazione, che in questo momento sono collegate con noi. E però adesso vogliamo conoscervi. Riceverete dalla piattaforma una notifica perché riceverete una prima domanda
Allora, la prima domanda, vogliamo sapere da dove siete collegati. Qui potete essere collegati dal nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole, dall'estero. Avete un tempo che è limitato. Abbiamo, perfetto. Chiedo al collega che di condividere l'esito delle risposte. Mattia? Ecco le risposte. Ok. Io però non vedo. Ma Dario, puoi commentare tu? Sì, allora abbiamo sostanzialmente un 40% dal nord-ovest, 8% nord-est, 2% dal centro, 5% dal sud, e poi che non hanno risposto, però c'è un 45% al momento. Ok, perfetto. Adesso passiamo alla seconda domanda. Vogliamo sapere qual è la vostra area di laurea di provenienza. Anche qui avete un'area economica, area giuridica, area sociologica, area statistica o altro. Anche qui il sistema sta elaborando le risposte. Mattia Martini, se riesci a condividerle. E poi chiedo sempre a Dario Cavenago di commentare. Allora, abbiamo un 33% area economica, 12% la seconda area, che purtroppo adesso io non leggo dovrebbe essere area sociologica. Un 24% la terza area, che era giuridica. Giuridica, 2% l'area D, che è l'area statistica. Se volete le commento io, che le vedo bene. Sì. Okay. Allora, area economica 33%, area giuridica 12%, area sociologica 24%, area statistica 2%, altro 3%. Allora, c'è Giuseppe Marino che dice: io non vedo nessuna notifica, vuol dire che non sta ricevendo. Allora, chi non riceve le notifiche, quindi non può rispondere alle domande, perché deve attivare i pop-up nel suo computer. Se non attivate i pop-up non vi permette di partecipare al poll. Mattia, passerei alla terza domanda. Mattia Martini, ci interessa sapere come siete venuti a conoscenza di Mages, quindi sito dell'Università Bicocca, sito Mages, social media, amici conoscenti, piuttosto che docenti. Chiedo a Mattia di condividere i risultati. Mattia? Sì, scusate. Allora, il 41% è venuto a conoscenza dal sito Unimib, l'1% dal sito di Mages, social media nessuno, amici e conoscenti il 4%, 5% da docenti e altro nulla. Allora, grazie Mattia Martini. C'è Camilla che mi segnala che non riesce a sentirla. Allora, suggerimento è: uscite e rientrate. Questo webinar viene registrato, per cui se perdete anche qualche piccolo pezzo lo potete poi riascoltare dopo. Se avete problemi di audio, ovviamente verificate l'audio del vostro computer, però uscite e rientrate, perché magari la cosa si risolve in questo modo.
Allora, vi abbiamo chiesto queste cose perché in realtà noi volevamo avere uno spaccato di chi sta partecipando a questo webinar, perché volevamo poi condividere con voi anche qualche numero di Mages. Innanzitutto, come vedete, è un corso di laurea che è cresciuto molto nel corso degli ultimi 10 anni, e ragione per cui noi da quest'anno abbiamo introdotto il numero programmato, proprio perché, svolgendo una didattica esperienziale ed attiva, superare i numeri, arrivare a dei numeri eccessivamente elevati, determina una problematica nella capacità poi nostra di erogare laboratori, progetti che noi facciamo fare ai nostri studenti praticamente in tutti i corsi. La provenienza, come vedete, abbiamo un 57% di studenti che sono fuori sede e un 41% che provengono da un altro ateneo, mentre il rimanente sono studenti bicocca. Il 72% dei nostri studenti sono studenti a tempo pieno, ma abbiamo anche un 26% di studenti lavoratori. Continuando con i numeri, sui numeri del corso di laurea, i nostri studenti sono mediamente in corso, terminano nel corso dei 2 anni, quindi molto velocemente, il loro percorso di studi. Dal punto di vista della partecipazione al programma Erasmus, diciamo che il Covid non ci sta aiutando tantissimo e il prossimo semestre sarà un semestre un po' così di transizione, perché non, gli studenti che sono stati selezionati quest'anno non sappiamo in quali paesi potranno andare, però diciamo che a parte questo stanno crescendo e anche il grado di soddisfazione del corso di laurea, come diceva prima il professor Dario Cavenago, è piuttosto buono. Perché parliamo di servizi questo corso di laurea? Beh, lo vedete da questa cartina, che purtroppo osservavamo l'altro giorno, sembra quasi la cartina della diffusione del coronavirus, ma in realtà rappresenta l'importanza che le diverse attività economiche hanno per la ricchezza dei diversi paesi. Verde è l'agricoltura, rosso è il settore manufatturiero e blu è il settore dei servizi. E come vedete il mondo è blu. Questo vuol dire che gran parte delle attività economiche che caratterizzano il nostro contesto di riferimento è rappresentato dai servizi. E di fatto anche questa pandemia mondiale ha ulteriormente impresso un'accelerazione al processo di trasformazione in questa direzione. Quando noi parliamo di servizi, parliamo di tanti ambiti. Come vedete qui, noi parliamo di servizi che vanno dai servizi finanziari, servizi alla produzione, servizi di distribuzione, servizi personali, la sanità è un servizio fondamentale, l'abbiamo scoperto ovviamente, l'abbiamo riscoperto in questo periodo, ma ci sono anche dei servizi governativi, servizi alle imprese, ed è questa la ragione perché il mondo dei servizi è così importante dal punto di vista dello sviluppo economico. Adesso vi proponiamo un'altra domanda che riceverete sempre nella modalità precedente. Sapete che cos'è la servitizzazione? Vi lasciamo anche qui qualche secondo per rispondere. Ok? Chiedo sempre a Mattia di condividere e di commentare quando riceve i risultati. Stavolta avete risposto in pochi, siete stati colti di sorpresa. Eccoci, prego Mattia. Eccoci, allora nessuno ha risposto una forma di schiavitù. Guardate che... Ok. Sto cercando di allargare la visuale, ok. Una proposta che integra bene fisico e servizi, 2%. Il passaggio all'economia manifatturiera, una dei servizi, il 10%. E nessuno ha risposto un'idea di assuefazione. C'è stato un tasso di risposta abbastanza basso, perché il 95% non ha risposto. L'89% non ha risposto. Diciamo che noi con questa domanda abbiamo anche un po' dato per scontato che sapeste che cos'è, visto che si parla di tutto quello di servitizzazione continuamente, ovviamente. Di fatto la servitizzazione è un termine che si applica soprattutto al settore manufatturiero, che di fatto prevede
che accanto ad una produzione di un bene fisico, pensiamo alle automobili, pensiamo alle caldaie, si aggiungano dei servizi che vengono ad arricchire quella che è l'offerta del prodotto. Ad esempio, voi sapete che ormai i grandi produttori di automobili forniscono servizi di car sharing, le grandi flotte che noi utilizziamo quotidianamente sono di Mercedes piuttosto che di BMW, eccetera, eccetera. E questo è soltanto uno degli esempi in cui il mondo dei servizi è entrato all'interno del settore manufatturiero, diventando addirittura in alcuni casi poi l'attività prevalente dell'azienda stessa. Altra domanda. Questo corso di laurea si è denominato Management e Design dei Servizi. Ma che cos'è il design dei servizi? E anche qui vi diamo magari qualche secondo in più, in modo tale che possiate rispondere. Ora, perfetto. Mattia, il sistema sta elaborando. Quando sei pronto, Mattia, vai. Ok, allora vediamo, visualizzo le domande. Allora, una variante dei macchiaioli, lo 0%. Progettazione e disegno del servizio, mettendo al centro la persona, il 39%. Un sistema di confezionamento del prodotto, il 2%. Un metodo che integra arte e funzionamento del servizio, 5%. 58% non ha risposto. Ok, allora vi avevamo fatto questa domanda perché il concetto di design dei servizi insieme al concetto di management sono quelli che di fatto caratterizzano e rendono distintivo questo corso di laurea, che a livello italiano è ancora l'unico corso di laurea che ha questo tipo di impostazione. Allora, management, perché ovviamente questo è un corso che forma persone che assumeranno delle posizioni di gestione all'interno delle aziende. Il taglio ovviamente è appunto di tipo manageriale. Il termine design si riferisce alla modalità di progettazione e disegno dei servizi mettendo al centro la persona. Quindi di fatto il design è un metodo di lavoro di progettazione che noi abbiamo utilizzato per progettare il corso di laurea, ma anche che utilizziamo ovviamente per trasferire ai nostri studenti metodologie e strumenti che li aiuteranno poi in azienda a svolgere questa attività. Perché, come avete visto, il tema della progettazione dei servizi si declina in tanti settori diversi, in tante problematiche diverse. Ad esempio, in questo momento storico, le aziende, con la riapertura, la famosa fase 2, fase 3, stanno nella maggior parte dei casi dedicandosi alla riprogettazione dei servizi che loro erogavano. Anche le aziende di servizi stanno facendo questa riprogettazione, mettendo la persona al centro. In questo caso la priorità della persona non è soltanto l'esperienza che dovrà fare, ma anche la sua sicurezza. Quindi queste sono diventate le due priorità, e quindi se io voglio consentire ad una persona di andare in spiaggia e di abbronzarsi, divertirsi e fare le attività che faceva sempre quando andava in vacanza, ma deve farlo in maniera sicura, come devo riorganizzare tutte le attività. E questo è un'attività, un esempio, per esempio, che ci tocca in questo momento. Chiaramente il termine design è un po' stato mutuato dall'architettura, ci sono chiaramente dei richiami di questo genere. I progettisti dei servizi inizialmente erano architetti, adesso abbiamo delle figure un pochettino più ibride che hanno più un'impostazione manageriale, che comprendono le esigenze dei clienti. Molto spesso le persone sono clienti, ma comprendono anche le esigenze dei dipendenti che lavorano in azienda e progettano le attività di conseguenza. Il nostro corso di laurea è ovviamente organizzato in 2 anni, con 120 CFU, 11 esami. Abbiamo degli insegnamenti comuni che sono
previsti e obbligatori al primo e secondo anno e poi degli insegnamenti a scelta che sono prevalentemente al secondo anno, dove c'è un ampio spazio di personalizzazione che consente anche agli studenti che si iscrivono a questo corso di laurea e che tradizionalmente hanno una formazione molto eterogenea. Le vostre risposte sul mix di economisti, sociologi, giuristi, statistici ed anche altri ambiti rispecchiano poi anche la composizione dell'aula di Mages, che peraltro è anche l'unico corso interdipartimentale dell'Università degli Studi di Milano e Bicocca. Quindi la scelta dei complementari vi permette di personalizzare la vostra esperienza e anche costruire sulla base delle vostre competenze acquisite nella laurea triennale. È chiaro che chi viene da un'area giuridica probabilmente sarà interessato ad aggiungere le competenze di management dei servizi, rimanendo e rafforzando però quelle di area giuridica, così come chi ha delle competenze già di area sociologica le andrà a integrare con le competenze di tipo manageriale, ma probabilmente sarà molto interessato comunque sempre a prestare un occhio a quelle che sono le evoluzioni dei comportamenti, dei consumi, eccetera, eccetera. Abbiamo poi introdotto negli anni degli insegnamenti in lingua inglese, che sono tutti collocati nel secondo anno, c'è un insegnamento obbligatorio in lingua inglese, poi ce ne sono altri quattro che sono opzionali e possono essere scelti dallo studente liberamente all'interno di questa rosa. Poi abbiamo delle attività formative complementari e specializzanti, ma in particolar modo noi abbiamo un laboratorio di design dei servizi che si colloca al primo anno e che è il molto importante per farvi acquisire proprio queste competenze progettuali. E quindi di fatto dopo il primo semestre, questo laboratorio si svolge nel secondo semestre, voi già iniziate a mettere in pratica queste metodologie di progettazione. Il laboratorio è interdisciplinare, con tanti testimoni, docenti esterni che hanno appunto delle formazioni molto, molto variegate che aiutano a portare diverse metodologie utili alla progettazione. Proprio perché la progettazione è importante, noi diamo anche ai nostri studenti la possibilità di ottenere la certificazione di project management che viene rilasciata dall'ente italiano di project management. Avendo seguito il corso che noi offriamo a scelta, ovviamente, di project management, che è al secondo anno del corso di studi. Negli anni scorsi noi avevamo sempre dei seminari, da quest'anno abbiamo trasformato quei seminari in un corso di project management e business plan. E poi in generale abbiamo una combinazione di lezioni teoriche, testimonianze ed attività pratiche. Abbiamo già detto che il curriculum è un curriculum multidisciplinare, molto, molto integrato e molto esperienziale. Abbiamo progetti che i docenti in tutte le materie veramente propongono ai nostri studenti e che sono ovviamente legati alla materia, ma anche al tema della progettazione dei servizi. Gli sbocchi professionali, che ne parleremo successivamente, creano un ponte fondamentalmente perché l'attività progettuale continua vi aiuta innanzitutto a entrare in contatto con le aziende, ma anche a esercitarvi per poi entrare in azienda con competenza. I docenti, citavo prima il fatto che questo è un corso interdipartimentale che vede insegnare docenti che provengono da tanti dipartimenti di Bicocca, tutti impegnati però nella ricerca sul mondo di servizi, e questo è un elemento di grande forza. E poi la focalizzazione su un settore che, come abbiamo visto, è trainante. Vediamo velocemente qualche idea di queste attività che noi svolgiamo all'interno del percorso. Questo è il laboratorio interdisciplinare di analisi di progettazione dei servizi, che è obbligatorio primo anno, secondo semestre, dove noi abbiamo delle lezioni frontali, ricerca sul campo, guest lecture, l'abbiamo già detto. Quest'anno il progetto è stato fatto con tutte le difficoltà del lockdown, ovviamente, però in collaborazione con Triennale. Come vedete, in passato sono stati fatti dei progetti di riprogettazione, laboratorio focalizzato sulla riprogettazione dei servizi nel distretto della Bicocca, riprogettazione Pirelli Hangar Bicocca, che è nostro vicino. Nell'anno di Expo i nostri studenti hanno valutato il livello di preparazione dei servizi di Milano
per chi andava a visitare Expo, quindi era una valutazione della città rispetto alla, alla popolazione che è visitatori di Expo. Workshop, abbiamo parlato del project management, qui utilizzando delle metodologie, come vedete, alternative, il Lego Serious Play, ci avrete giocato da piccoli, ma è una metodologia che viene utilizzata per progettare, è una delle metodologie di cui parlavamo prima. Abbiamo anche nel corso in inglese del secondo anno una business game in cui i nostri studenti gestiscono aziende per 8 anni in competizione fra di loro, ma anche in competizione con gli studenti di 240 università nel mondo in 38 nazioni, quindi con la possibilità poi per chi vince in ogni location, quindi in Bicocca, di partecipare a un round di business game a livello globale. Partecipiamo, organizziamo anche degli hackathon, quest'anno a ottobre si è svolto l'hackathon ospitati dalla Samsung, presso il Samsung District. Il tema era come sviluppare, come progettare servizi che aiutino a sviluppare le competenze digitali. Questa era la nostra sfida. Questo hackathon probabilmente si ripeterà anche quest'anno, anche se con il lockdown e il coronavirus probabilmente cambierà periodo, ma diciamo un'altra tendenza. Organizziamo ovviamente anche dei seminari su temi molto, molto vari. Per esempio, vedete, ci siamo occupati anche in passato di tematiche relative alla progettazione di innovazione sostenibile, e quindi utilizzando una metodologia KSF che è stata sviluppata a livello europeo. E poi, per esempio, questo progetto che voi trovate, progetto Radio Bicocca, è un progetto che è stato sviluppato all'interno di uno dei corsi, per darvi un esempio di come i progetti si sviluppano anche all'interno dei corsi. E poi dei cicli di testimonianze e seminari che ogni anno attiviamo per poter consentire il vostro collegamento col mercato del lavoro. Detto questo, noi abbiamo anche invitato una nostra studentessa che di fatto si è laureata, e l'abbiamo invitata per chiederle di poterci raccontare un po' l'esperienza. E io a questo punto chiederei al nostro tecnico di attivare il microfono di Miriam Mustafaragh Youssef. Lost ce l'ha lei, io non posso fare nulla. Ok. Deve attivarlo lei. Solo che io non riesco a trovare più l'elenco dei partecipanti. Se chiude il pooling. Ok. E poi dovrebbe riaprire a destra la casellina dei panelist, e sotto dovrebbe vedere anche gli attendi. Ok, sì, ok. Allora, adesso... Ok, l'ho trovata. Perfetto. Adesso Miriam può attivare la telecamera e può anche parlare, aprendo il microfono. Mi sentite? Benissimo, grazie. Perfetto, adesso mi vedrete forse anche. Mi vedete? Sì, grazie. Buongiorno a tutti, e grazie per avermi invitata a portare la mia esperienza in questo percorso di laurea. Allora, io inizialmente ho scelto questo corso di laurea perché mi ha colpito questo carattere multidisciplinare, e sapevo che comunque c'era la tendenza nelle aziende a selezionare persone competenti su più ambiti. Quindi ho deciso di entrare, ecco, in questo corso di laurea, e il mio percorso è stato un po' particolare. Allora, ho iniziato da non frequentante e poi ho continuato da frequentante. Ho iniziato da non frequentante perché lavoravo full time e quindi non mi era purtroppo possibile frequentare, ma devo dire che è stato possibile, nel senso che sono riuscita a sostenere i miei esami, e anche grazie ai professori che sono sempre stati molto disponibili in caso di chiarimenti o comunque nei vari ricevimenti.
E l'approccio da non frequentante è un approccio più tecnico specialistico, quindi una formazione universitaria più classica, ma comunque il carattere della multidisciplinarietà è ben evidente e ben chiaro. E poi appunto ho avuto la possibilità di passare a iniziare a frequentare e quindi qui mi si è aperto un mondo di progettazione di servizi a 360 gradi, quindi dalla progettazione in team al fatto di utilizzare metodologie creative per progettare servizi, e sono stata piacevolmente colpita dal fatto che questo è un corso di laurea molto innovativo e appunto ho sviluppato la mia creatività, ma punta anche a creare una mentalità imprenditoriale. Infatti il taglio molto pratico e progettuale permette proprio di mettersi in gioco in prima persona, e questo, ecco, è una cosa che ho scoperto nel percorso e di cui sono rimasta molto soddisfatta. Allora, in questo momento io, facendo la tesi, ho iniziato una collaborazione con l'Università di Milano Bicocca e ho avuto la fortuna di continuare questa collaborazione anche adesso. Quindi anche in questo periodo di incertezza economica ho avuto la possibilità di continuare a lavorare per questo ambito. Però ad ogni modo posso comunque, dando uno sguardo, ho avuto questi mesi la possibilità di dare uno sguardo al mondo lavorativo e devo dire che queste figure sono molto ricercate, anche perché il design dei servizi ormai praticamente ovunque, e anche aziende che hanno come core business la produzione, quindi i prodotti, comunque devono dar conto dei servizi, quindi i servizi sono la parte fondamentale per tutte le aziende, ed è per questo che c'è una vasta richiesta. E quindi per concludere, se dovessi consigliare questo percorso agli studenti che verranno, mi verrebbe da dire sarebbe da scegliere per il suo carattere progettuale e pratico, che non è scontato per il mondo universitario, che si sa che diciamo c'è sempre un po' una difficoltà tra collegare il mondo universitario con quello lavorativo. Ecco, invece questo corso di laurea punta molto a questo collegamento. E poi ha un percorso personalizzabile, quindi nel corso del percorso è possibile capire anche le proprie attitudini, i propri interessi e concentrarsi su quelli e scegliere i corsi più interessanti, ecco, per la propria persona e il proprio percorso. E infine, per il focus su service design, che attualmente è il nostro presente ma è anche il nostro futuro, visto appunto la pervasività del mondo digital. Grazie mille Miriam, io magari ti chiedo la cortesia di restare, così magari se ci sono delle domande da parte del pubblico alla fine possiamo rispondere, ok? Certo. Va bene. Allora, l'ultimo passaggio e poi apriamo ovviamente alle domande, riguarda il... Posso dire una cosa? Certo. Che i nostri studenti sanno parlare bene anche in pubblico a questo punto. Infatti. Grazie. Vabbè, diciamo che poi essendosi laureata su WebEx, perché Miriam è stata una delle laureate famose del lockdown, anche se anche le prossime, e quindi ha già avuto esperienza anche di discussione della tesi, e si vede insomma che questa esperienza ha lasciato così una competenza. Allora, grazie ancora. Andando avanti, allora, il corso di laurea, come avete visto, ha circa un 26% di studenti lavoratori studenti, quindi abbiamo cercato di favorire questo tipo di profilo di studente. In che modo? Dando la possibilità di iscriversi part time. Ovviamente l'iscrizione part time è un'opzione che vi permette di sostanzialmente iscrivervi acquisendo solamente il numero di crediti corrispondenti ovviamente a degli esami che pensate di sostenere. Chiaramente i lavoratori non hanno tempo pieno, tutto il tempo da dedicare allo studio, quindi possono pianificare la loro attività acquistando di fatto dei crediti, e quindi in questo caso ci impiegano ovviamente più tempo, ma l'iscrizione a part time permette di ottenere chiaramente un vantaggio dal punto di vista economico, perché non pago tutta la retta di iscrizione ma pago solamente la parte relativa ai crediti. In più
Noi abbiamo anche dei 3 corsi erogati in modalità blended learning. Cosa significa? Significa che il 30% delle ore di questi corsi, massimo, scusate, 40% delle ore di questi corsi viene erogata di fatto in aula, il resto invece a distanza, perché molto spesso vengono svolte delle attività progettuali. Ok? Andiamo avanti. Sulle competenze gestionali, delle competenze professionali che sviluppa Magis abbiamo già parlato, le aree fondamentali sulle quali noi lavoriamo sono gestione e organizzazione aziendale, analisi economica e sociale dei servizi, informazione e valutazione statistica e diritto. Quindi tutte queste competenze sono competenze che voi sviluppate nel percorso e poi a seconda chiaramente della vostra inclinazione potrete nella specializzazione del secondo anno poter dare più o maggiore o minore enfasi a ciascuno di essi. Accompagniamo i nostri studenti nel mercato del lavoro, voi qui trovate dei percorsi che noi abbiamo attivato ormai da alcuni anni, Giovani Impresa, che è in collaborazione con Fondazione Sodalitas, che aiuta i nostri studenti a prepararsi ai colloqui, a presentarsi nella maniera giusta con le aziende, e invece in collaborazione con Asso Lombarda abbiamo un laboratorio in Company Lab dove i nostri studenti, un gruppo selezionato di studenti che vengono selezionati sulla base del merito, partecipano a dei progetti che sono in collaborazione con aziende Asso Lombarda e sono dei veri e propri piccoli progetti di consulenza. Durante il percorso sono previsti 6 CFU aumentabili, di altri 3 CFU dedicati allo stage. Stage che possono essere attivati utilizzando il portale stage di Ateneo, ma poi sul nostro sito Magis noi abbiamo anche inviamo ai nostri studenti delle opportunità che ci vengono magari direttamente proposte da delle aziende che collaborano con noi da anni e quindi le indirizziamo a loro, per cui diciamo che molti dei nostri studenti effettivamente fanno proprio gli stage come parte del loro percorso. Che cosa si fa dopo Magis? Personalmente, prevalentemente noi abbiamo dei profili legati alla gestione del personale e l'organizzazione del lavoro. I servizi sono fatti da persone, per cui la capacità di organizzare le persone, motivare le persone e gestire la relazione che queste sanno creare con il cliente è molto molto importante. L'altra area importante è l'area relativa alla gestione dei rapporti con il mercato, che significa gestione della relazione con i clienti, anche qui nei servizi fondamentali, CRM, marketing, comunicazione, eccetera. Poi c'è tutta una parte di nostri studenti che magari avevano già al triennio fatto una laurea un po' più quantitativa, che lavorano nell'ambito della consulenza oppure nell'ambito delle società di analisi di mercato e quindi che fanno questo tipo di lavoro, servizi statistici, di documentazione. Altri che hanno invece profili più in ingresso ovviamente di tipo giuridico, che poi vanno a fare magari il legale d'azienda. Considerate che gran parte dei settori di servizi sono altamente regolamentati, quindi chiaramente l'aspetto giuridico è veramente molto delicato e va trattato in maniera molto, molto importante. Non mi soffermo sulla tabella degli insegnamenti perché trovate il regolamento che si applica alla vostra iscrizione 2021 direttamente sul sito Magis, alla fine della presentazione trovate i riferimenti, ma vi do invece qualche informazione sulle ammissioni, perché quest'anno abbiamo un accesso a numero programmato con 130 ammissioni, con 2 finestre d'ammissioni. Allora, l'iscrizione a Magis è già aperta, quindi dal 15 di maggio fino all'8 di luglio viene aperta la prima finestra con 70 posti disponibili. Le persone che parteciperanno e che si iscriveranno entro l'8 di luglio sosterranno il colloquio il 15 luglio 2020 alle 10:30 su WebEx. I colloqui saranno tutti virtuali sia a luglio che a settembre per motivi ovviamente di sicurezza. Una volta che noi avremo pubblicato la graduatoria, indicativamente il 17 luglio, sostanzialmente verranno poi attivate le iscrizioni e le persone che risulteranno ammesse nella graduatoria, quindi i primi 70, potranno procedere con l'iscrizione.
importante informazione: entro il 20 di luglio. Chi non si iscrive entro il 20 di luglio automaticamente decade e faremo scorrere la graduatoria, quindi chi è al 71esimo, 72esimo, eccetera, eccetera, a fronte di persone che erano nelle prime 70 posizioni che non si sono iscritte, diciamo, ci sarà uno scorrimento e chi non si è iscritto decade. Questo cosa significa? Significa che se partecipate alla prima finestra vi dovete iscrivere subito, perché altrimenti se non vi iscrivete dovete rifare la selezione e quindi ripresentare domanda di ammissione dall'11 luglio al 14 settembre. Slot in cui ci saranno però ovviamente i posti rimanenti, cioè 60. Quindi nella prima finestra noi confidiamo di riempire i 70 e poi rimangono i 60, dove ovviamente la domanda va presentata entro il 14 settembre. Il 17 settembre alle ore 14, sempre su WebEx, verranno fatti i colloqui di selezione e anche qui verranno poi pubblicate le graduatorie. Avrete di fatto qualche giorno per iscrivervi, perché poi la graduatoria ovviamente scorre. La presentazione delle domande di ammissione è completamente online. L'ultima informazione: come costruiamo la graduatoria? Allora, nel bando di Mages vedrete che ci sono delle classi di laurea che sono automaticamente, diciamo, ammesse di fatto direttamente, che sono quelle di area economica, di area sociologica, di area giuridica e di area statistica. Ok. Noi però ammettiamo ovviamente anche altre classi di laurea. Storicamente noi abbiamo avuto anche ingegneri, medici. Chiaramente il colloquio ci aiuta a capire se il profilo è adatto e allineato rispetto a quello che è il percorso che voi fate in Mages. La graduatoria è costruita in questo modo: avete fino a 50 punti sul vostro voto di laurea, dove l'assegnazione dei punti chiaramente è da 110 lode a scalare, questo chiaramente. Mentre avrete altri 50 punti che potrete ottenere con la valutazione del CV e il colloquio motivazionale. Non è necessario preparazione specifica per il colloquio. Noi vogliamo semplicemente verificare se voi avete la preparazione di base, ma questo lo facciamo attraverso l'analisi del vostro CV e l'analisi del vostro percorso di studi, qualora ovviamente voi abbiate una provenienza diversa rispetto ai corsi di laurea che ho già citato, e poi valutiamo anche il fatto che siate nel posto giusto. Quindi è un colloquio veramente motivazionale, dove non ci interessa che ci dice vogliamo iscriverci a tutti i corsi, ma vogliamo capire che se poi il percorso che farete sarà allineato con le aspettative che avete lavorativamente dopo, eccetera, eccetera. Il colloquio accerterà anche la conoscenza della lingua inglese. In che modo? Vi faremo leggere probabilmente un piccolo testo in inglese, oppure vi faremo una parte, qualche domanda in inglese. Se avete una certificazione linguistica, ovviamente allegatela al curriculum vitae che voi e alla, diciamo, domanda che voi presentate. Questo è quanto. L'ultima cosa che mi preme dirvi, e poi l'apriamo alle domande, che per i laureandi ovviamente è possibile iscriversi, ci si iscrive condizionatamente, quindi voi dovrete dichiarare, autodichiarare che vi laureerete entro il 21 dicembre 2020, quindi anche per chi si iscrive a luglio ma si laurea a ottobre non ci sono problemi, perché voi vi potete iscrivere dichiarando che vi laureate ad ottobre. Nel momento in cui voi vi laureate dovrete poi comunicare la data di laurea ai nostri uffici. Chi non dovesse riuscire a laurearsi, insomma, non è mai successo fino adesso, ovviamente decade. E chiaramente l'iscrizione che ovviamente prevede, quando voi iscrivete dovete pagare la prima parte delle tasse di iscrizione, decadete, quindi chiaramente tutto questo vi viene restituito. Riferimenti: avete già conosciuto Dario Cavenago, che è il presidente del corso di laurea, io sono Elisabetta Marafiotti, sono vicepresidente del corso di laurea. Poi collegata c'è anche, abbiamo già presentata, Benedetta Trivellato, che è responsabile Erasmus e è responsabile della mobilità internazionale, mentre la segreteria didattica del nostro corso di laurea è gestita da Alessandra Verducci. Chiudo dandovi soltanto i nostri riferimenti. Allora,
Se avete richieste di informazioni potete scrivere a mages@unimib.it. Vi suggeriamo di andare sul sito Mages per qualsiasi informazione, avete tante, e poi di seguirci ovviamente sui social. Ho messo anche l'indirizzo di Alessandra Verducci, ma in generale se voi scrivete all'indirizzo Mages trovate ovviamente tutti, cioè vi rispondono a tutte le domande, perché poi è l'indirizzo che legge sempre Alessandra Verducci. Io mi fermo qui e a questo punto lasciamo spazio alle domande. Chiederei magari a Benedetta Trivellato di darmi una mano, perché magari ce ne sono già che sono arrivate e che io non ho visto. Sì, grazie mille Elisabetta. In realtà c'è stata qualche domanda a cui poi tu hai risposto nel corso della presentazione. Ecco, c'è una domanda, una studentessa che chiede: il corso è consigliato a chi ha una laurea triennale in statistica o l'indirizzo è distante da un'ottica più quantitativa? Allora, ribalto la domanda, dipende da che cosa lei ha in mente, nel senso che noi abbiamo ovviamente degli esami, cioè noi abbiamo 12 CFU obbligatori per tutti che sono diciamo di area statistica e legati un po' alle, aiutano i nostri studenti a sviluppare delle metodologie di, utili alla costruzione di scenari e utili anche all'analisi dei dati a supporto delle decisioni e della progettazione dei servizi. Poi lei nel secondo anno può, tra i 12 CFU a scelta rosa ristretta e 12 CFU a scelta rosa allargata, può scegliere ovviamente tutti gli esami, diciamo, di tipo quantitativo. È chiaro però che non è il focus principale di questo corso di laurea quello di sviluppare e dare degli strumenti di analisi statistica. Quindi direi che se lei ha in mente un profilo in cui utilizza le sue conoscenze per a supporto di processi organizzativi e progettuali, va bene. Se invece la sua idea è fare soltanto, diciamo, perché noi abbiamo degli studenti che, per esempio, con un profilo come il suo, che sono andati a fare analisi di mercato, chiaramente, dove sono stati scelti anche perché avevano anche una sensibilità diversa nell'utilizzo del dato e del numero. Per cui deve un po' capire lei se prevale l'interesse per le metodologie e allora forse le conviene fare un corso più di tipo statistico, oppure se le interessa più diciamo l'utilizzo di questi strumenti e di queste metodologie. Spero di aver risposto. Benedetta, ci sono... Allora sì, c'è un'altra domanda effettivamente cruciale. Data la situazione attuale, le lezioni del primo semestre si svolgeranno attraverso la piattaforma o saranno previste lezioni frontali presenziali? Sì, rispondo io. Dario, vai. Sì, allora la situazione è, evidentemente segue l'andamento del virus che non ci dice in anticipo cosa farà. Però in termini di previsione, fino al primo semestre le lezioni saranno garantite nella forma online, quindi ci sarà sostanzialmente la possibilità per tutti gli studenti di seguirle online. In più l'università si sta attrezzando per creare delle condizioni perché a gruppi, diciamo così, di studenti potranno venire in bicocca, rispettando quelle che sono le normative che vengono date evidentemente dal Ministero, in modo da cominciare a riavvicinare, diciamo così, questa distanza e creare una socialità di apprendimento da questo punto di vista. E cosa vuol dire in termini pratici? Che avendo il numero limitati che possono stare all'università contemporaneamente, almeno nel primo periodo, salvo che ci siano delle accelerazioni positive, noi prevediamo, almeno per il nostro corso di laurea, di usare questo tipo di criterio. Erogare ovviamente le lezioni online, perché questo è un obbligo, anche perché molti magari potrebbero o non vorrebbero venire subito nel primo periodo in aula, quindi tutti avranno comunque le lezioni. Noi tendenzialmente preferiamo come docenti la formula Webex, quella che vedete adesso, quindi in modo di creare interattività anche tra i partecipanti, e abbiamo avuto buone esperienze in quel periodo passato. In più cercheremo di costruire
dei percorsi in cui gli studenti verranno in aula non a seguire singole lezioni occasionalmente, ma a riprendere gruppi di argomenti oppure fare lavori in qualche modo che simulano il lavoro di gruppo o fare progettualità. Quindi cercheremo di ribaltare l'aula e venendo in aula già con delle preparazioni che acquisite durante le lezioni online per approfondimenti specifici o addirittura testimonianze, cose che comunque abbiamo sperimentato possibili nella formula mista, perché nell'esperienza dei master che erano partiti in un certo modo sono finiti anche loro online, abbiamo visto che si riesce a creare comunque un'interattività in questo modo. Questa è un po' la condizione, questo sicuramente fino al primo periodo, poi la speranza di tutti è che nel secondo periodo si sblocchi sicuramente la situazione e si ritorni a una presenza. Però quello che è la comunicazione che noi abbiamo ricevuto e che verrà resa ufficiale dal prorettore alla didattica dell'università è che per il primo periodo, primo semestre, quindi fino sostanzialmente a dicembre-gennaio, l'accesso all'università ci sarà, ma a numeri sostanzialmente programmati. Non so se ho chiarito. Sì, volevo solo aggiungere una cosa, che noi stiamo adesso lavorando con i rappresentanti del corso di laurea e poi la prossima settimana avremo anche una riunione allargata proprio per capire come utilizzare meglio gli spazi che ci saranno di presenza fisica in aula, perché ovviamente sarà un modello diverso, anche questo qui è una riprogettazione che dovremo fare. Ci sono un sacco di domande, vedo, Benedetta, che magari tu hai seguito la sequenza che io ho visto che arrivavano, ma non so chi era prima, chi era dopo. Sì, allora c'è una domanda, il punteggio di 50 punti assegnati per il voto di laurea, come verranno conteggiati per coloro che ancora non sono laureati? Ecco, a questo posso anche rispondere direttamente vai. Potete leggere con attenzione il bando, che è un documento un po' lungo e ha l'apparenza di essere un po' noioso, però ci sono tante informazioni anche molto dettagliate. In sostanza, chi non si è ancora laureato dovrà fornire le informazioni sulla propria media, che deve essere calcolata nel modo in cui è indicato nel bando. Nel bando ci sono delle indicazioni molto precise su questo, per cui può controllare il testo del bando e seguire le istruzioni indicate. Comunque usiamo la vostra media al momento dell'iscrizione che voi dovete dichiarare, ok? Media esami. Altre domande? Benedetta, scusami. Allora, quelle che sono state sottoposte attraverso la chat sono state abbiamo già risposto. Quindi c'è della certificazione relativa al 2017, io vedo. E forse Elisabetta l'hai ricevuta tu in quanto post. Giusto. Allora, scusate, perché effettivamente ho visto che alcuni messaggi sono arrivati soltanto a me. Allora, c'è qualcuno che ha detto, però su questo puoi rispondere tu Benedetta, che sei la referente Erasmus, la certificazione linguistica del 2017, sono 3 anni, quindi? Allora, in sostanza vuole sapere se... La può allegare. Se la può allegare. Allora, io direi che ai fini dell'ammissione sì, la può allegare, perché ci dà comunque un'idea di quella che è la conoscenza della lingua, sì. Ok, allora poi c'è chi diceva, chiedeva su cosa verte quella d'ammissione, in parte io l'ho già detto, nel senso che non è un concorso, non vi interroghiamo, per cui non vi dovete preparare, ma cerchiamo soltanto un colloquio motivazionale, quindi cerchiamo di capire se le vostre aspettative sono allineate rispetto a quello che offre il corso di laurea. Qual è il profilo lavorativo più richiesto dal mondo per questo percorso di laurea? Allora, il percorso lavorativo più richiesto direi sono due, quello da una parte il profilo area della gestione del personale, e poi la parte invece più di area di gestione della relazione con il cliente, e quindi proprio vera e propria progettazione dei servizi. Poi abbiamo, devo dire, un buon numero di nostri studenti che lavorano nella consulenza, quindi lavorano su questo, però lavorano per società di consulenza, e quindi con una prospettiva un pochettino più ampia.
Poi c'era, vorrei chiedere com'è la media, aspettate che continua a muoversi, la media, non ho capito perché mi cambia le... Allora, l'iscrizione a questo corso è possibile anche a partire dal secondo semestre? No. Cioè, non capisco veramente la domanda, nel senso che le iscrizioni sono aperte adesso, poi appunto si chiudono l'8 di luglio nella prima finestra e poi a settembre. Si intendeva dopo... c'è la finestra di gennaio, ma non c'è la finestra di gennaio. No, non c'è la finestra di gennaio, l'avevamo una volta, ma non lo facciamo più perché era molto problematica, soprattutto devo dire per gli studenti della Bicocca che non rispettavano i termini, eccetera, eccetera. La media dei voti accettata per l'ammissione nella prima finestra di ammissione. Allora, non c'è una media accettata dei voti, perché noi facciamo una classifica sulla base dei 50 punti che ottenete con la media di laurea o la media di partenza del voto e del colloquio. Per cui, chiaramente, non c'è una soglia minima di voto al di sotto del quale noi non vi ammettiamo. È chiaro che più alta è il vostro voto di laurea e più alta è la probabilità di essere ammessi. Questo chiaramente, però non c'è una soglia. Ma diciamo che forse si può dire che la soglia è la vostra motivazione. Allora, qualcuno chiede, se non si rientra nella prima graduatoria è possibile rifare domanda per la seconda? Allora, lo scorrimento però viene fatto solamente fino alla fine di agosto, scusate, fino alla fine di luglio, poi dopo si chiude e bisogna rifare domanda, sì. Chi non è stato, diciamo, chi non è rientrato nei primi scorrimenti deve rifare domanda. Ma lo sapete a luglio comunque, perché avete di fatto 3 giorni per iscriverci, per iscrivervi, poi c'è un primo scorrimento, un secondo scorrimento, se non, alla data del secondo scorrimento non siete stati chiamati, vi dovete reiscrivere e a quel punto lo potete fare senza problemi. La certificazione è accettata anche quella ottenuta di B-Between in Bicocca? Beh, direi di sì. Per quanto riguarda le prospettive lavorative, è anche prevista una preparazione rivolta al pubblico impiego come dirigente delle PA? Direi di sì. Il corso di laurea, non l'abbiamo detto, rappresenta le doppie, il mondo dei servizi è un po' pubblico e un po' privato. L'avete visto anche nella slide che vi ho fatto vedere, la sanità è pubblica, ma tanti servizi sono pubblici e poi il mondo, diciamo, forse il grosso del mondo dei servizi in realtà è adesso nel privato. Quindi noi abbiamo diversi studenti che poi sono andati a lavorare in comuni, in regioni, in ospedali, eccetera, eccetera, come ovviamente manager. Abbiamo anche delle persone che da posizioni pubbliche sono venute a iscriversi, quindi lavorando a iscriversi a Magis proprio per fare percorso, cioè per progredire nella carriera. Scienze delle pubbliche amministrazioni, gli studenti potrebbero incontrare problemi nel settore del lavoro privato? La risposta è no. Allora, noi adesso stiamo lavorando per fare anche il doppio accreditamento. Voi considerate una cosa, che però alle aziende la classe di laurea non interessa. La classe di laurea è rilevante solamente ai fini concorsuali, perché normalmente le aziende vi chiedono in cosa siete laureati, cosa avete fatto, che esami avete fatto, eccetera, eccetera. E la classe LM63, che è quella di Magis, in realtà vi facilita, per esempio, nei concorsi pubblici. Sul mondo del privato, ad oggi, abbiamo 10 anni di storia dietro, non ci hanno mai segnalato problematiche. Sì, forse si posso aggiungere una cosa? Vai, vai. No, probabilmente la domanda che bisogna farsi non è tanto in quale settore, se nell'impresa pubblica, nell'impresa privata, o anche la barriera del concorso pubblico, che bisogna vedere quanto durerà, ma quanto è il pacchetto di competenze e quindi il profilo che io costruisco nei 2 anni. Cioè, il Magis permette comunque di acquisire un pacchetto, diciamo così, di competenze abbastanza modulari. Non dico facilmente spendibili, perché poi c'è la vostra motivazione nello spendere, ma sicuramente che il mercato, o comunque l'insieme degli attori che ci sono nel mercato, hanno bisogno trasversalmente.
quindi sia all'interno di diverse posizioni delle aziende, ma sia più in generale anche in diverse tipologie di aziende. Ok, io non vedo altre domande, ma se avete altre domande, scrivete nella chat. Allora, quanti iscritti gli anni passati e quante domande di ammissione sono in previsione quest'anno? Allora, noi gli anni scorsi, però chiedo a Benedetta di darmi qualche dato, eravamo su domande intorno alle 200, non mi ricordo, Benedetta, più o meno. Sì, l'anno scorso dunque abbiamo avuto forse addirittura 230 domande. Esatto. Però poi, di cui poi si sono immatricolati intorno ai 180. Ok, immatricolati intorno a 180, sì, infatti. Sì, infatti quest'anno appunto ci siamo trovati un po' in emergenza, quindi è il motivo per cui abbiamo aggiunto questo limite. Ecco, vedo poi Elisabetta, c'è un'altra domanda. Per potersi iscrivere entro l'8 luglio bisogna aver terminato tutti gli esami? No. E il corso è indicato anche a chi vorrebbe lavorare nel terzo settore o in organizzazioni non profit? Sì. Questa potrebbe essere una domanda per Dario. Dario. Sì, sì, ma non è che io sia uno specialista solo. Sì, sì, come ho detto prima, cioè secondo me questa questione dei confini, diciamo così, fra i settori è una cosa che ci immaginiamo spesso noi, ma i percorsi sono totalmente costruibili fra settore non profit, settore proprio, pubblica amministrazione, quindi è possibile. Il settore non profit peraltro assorbe tantissimo da un punto di vista occupazionale, però anzitutto preoccupatevi di cosa imparate. Allora, comunque abbiamo anche un corso proprio dedicato a questo ambito. C'è Giulia Martignoni che chiede: coloro che hanno un profilo in entrata con una laurea triennale in sociologia, qual è il profilo professionale che si potrebbe avere una volta terminato questo corso di laurea magistrale? Allora, noi abbiamo tantissimi studenti che da sociologia o anche da servizio sociale si sono iscritti poi a Mages. Allora, nel caso di servizio sociale è più semplice perché sostanzialmente la loro idea è quella di assumere ruoli manageriali, gestionali, organizzativi all'interno delle organizzazioni in cui magari iniziano a lavorare come assistenti sociali. Nel caso dei sociologi è interessante perché abbiamo molto spesso persone che vanno a lavorare a fare il lavoro di analisi del mercato, ma in realtà gran parte dei sociologi di cui io ricordo, però chiedo in questo senso anche a Benedetta, a Dario e Mattia di darmi ricordo, però quasi tutti poi vanno a lavorare in azienda e molto spesso lato gestione delle persone, ma anche lato gestione del rapporto con i clienti. Non so se avete qualcosa da aggiungere su questo. Sì. Però in azienda, ecco. Direi che cioè, si può confermare questo, nel senso che i percorsi è un po' sull'area, diciamo così, umanistica dell'azienda, in cui i sociologi vanno prevalentemente. Però c'è anche da tener conto che molti che hanno fatto sociologia o servizi sociali poi vanno anche in tutte quelle istituzioni intermedie che gestiscono servizi sul territorio o comunque di area sociosanitaria, dove ci sono molte aziende anche private che ormai intervengono da questo punto di vista. Ok, c'è un'altra domanda. Come deve essere strutturato il CV? Allora, un CV normale che voi avete utilizzato per candidarvi per uno stage, eccetera, va benissimo. Raccontate le vostre competenze e le vostre esperienze, quindi se avete avuto esperienze lavorative, eccetera. Il CV universitario non serve perché tanto noi abbiamo poi il percorso di laurea, quindi non, al massimo se abbiamo dei dubbi vi facciamo domande durante il colloquio su che esami avete fatto, eccetera, eccetera. Iscrizione 8 luglio, l'abbiamo già detto, bisogna finire gli esami, l'ha già detto. Anche qui c'è un'altra domanda sul CV, ma penso di aver risposto. Cioè un CV come quello che mandereste ad un'azienda per uno stage che probabilmente avete già mandato alla triennale. Cosa differenzia il corso di laurea da uno di management tradizionale? Ma allora, io direi che sicuramente la
le metodologie che noi utilizziamo, perché il tema della la metodologia di progettazione è la, il fine un po' conduttore di tutti i corsi di laurea. E poi forma profili molto diversi, cioè io ho in mente i corsi di management della Bicocca, chiaramente abbiamo diciamo, alcuni profili che sono più settoriali, banche, finanza, eccetera, quindi chi vuole andare a lavorare in banca e finanza vada lì. È vero che banca e finanza sono servizi, noi abbiamo anche degli studenti che si sono iscritti a Magis perché volevano poi andare a lavorare in banca, va benissimo, però forse se volete diventare degli specialisti di quei settori, quei corsi sono più adatti. I corsi, diciamo, di management in generale che sono offerti in Bicocca sono più, danno più competenze legate all'accounting e controllo di gestione, profilo che in realtà non è presente in, in Magis. Che ha invece da una prospettiva un po' più ampia, però ripeto, con questa capacità di progettare, montare e smontare, come diceva prima Dario Cavenago. E poi l'altra cosa, no, e poi c'è il corso di marketing, ovviamente, dove ovviamente lì la focalizzazione è funzionale, cioè se io devo occuparmi di comunicazione, di promozione, eccetera, eccetera, delle vendite, è chiaro che quello è un corso più specialistico, ecco. Se vogliamo, il nostro è un corso che dà degli strumenti di progettazione che sono più versatili che, in diversi settori e forse danno anche una forma mentis un po' sì, diversa. Posso aggiungere? Sì. No, diciamo che il nostro probabilmente attraversa anche di più il mondo digital e di gestione dei dati e quindi è uno dei, cioè, incontra di più questi due pilastri, diciamo così, del management. Diciamo che se vogliamo dire la capacità di innovare e di progettare cose nuove è diventata fondamentale in un momento in cui cambia tutto in grande velocità e soprattutto abbiamo difficoltà anche a prevedere cosa accadrà. Noi oggi non vi sappiamo neanche dire con certezza cosa accadrà fra 4 mesi sulla didattica, probabilmente non sappiamo neanche programmare le nostre vacanze, quindi questo calato nel contesto in azienda diventa abbastanza delicato. Prima di passare alla domanda sulle destinazioni Erasmus, per cui cedo la parola a Benedetta, c'era un'altra domanda che era precedente, che riguardava la richiesta di una studentessa che ha una laurea in design. Allora, nel caso in cui voi abbiate delle provenienze un po' diciamo fuori da quelle classiche che abbiamo elencato in precedenza, noi abbiamo, come dicevo, abbiamo avuto anche dei medici che hanno fatto Magis, ma vi chiediamo di mandarci un'email all'indirizzo Magis che vedete qui at unimib.it, mandandoci anche, allegandoci il vostro piano di studi, perché così noi possiamo darvi una risposta capendo anche che cosa avete studiato nella laurea triennale. Questo vale ovviamente per la persona che mi ha fatto la domanda sul design, anche per le altre. Invece sulle destinazioni Erasmus cedo la parola a Benedetta Trivellato. Sì, grazie Elisabetta. Poi c'è anche una domanda sul laboratorio che è arrivata a me e già che ci sono la rispondo subito dopo. Allora, le destinazioni Erasmus, dunque, attualmente per avere un'idea potete guardare sul sito di Ateneo nella parte dedicata alla mobilità internazionale dove ci sono le destinazioni per il dipartimento a cui fa riferimento Magis dal punto di vista amministrativo, che è il DISEADE, ci sono le sedi che sono riservate a Magis. In realtà a partire dal prossimo anno le sedi non saranno solo quelle, nel senso che quelle verranno confermate, ma ve ne saranno anche altre perché proprio in questo momento in tutta Europa si stanno rinegoziando gli accordi di mobilità internazionale per il prossimo settennato e quindi stiamo mettendo in campo tutta una serie di nuovi accordi. Quindi per avere un'idea potete consultare il sito, però poi ce ne saranno sicuramente anche altri. Ecco, una informazione che forse è ovvia, però molti in realtà tendono a chiederlo: purtroppo non ci saranno più le destinazioni del Regno Unito, perché naturalmente poiché il Regno Unito esce dall'Unione il programma Erasmus non è più esteso a questo paese.
Un'altra domanda che è arrivata a me invece riguarda il laboratorio interdisciplinare del primo anno, è basato su un tema comune o vi sono diverse aree tra le quali lo studente può scegliere? Allora, c'è un tema comune nel senso che il docente, che non è un professore universitario ma è un docente esterno che lavora direttamente in azienda e a contatto con le aziende, propone in collaborazione con un soggetto esterno che quest'anno è stato la triennale, in anni passati, come diceva Elisabetta Marafiotti, abbiamo avuto anche dei progetti con Hangar Bicocca, quindi tendenzialmente gli studenti vengono invitati a interagire con questo soggetto esterno e poi a declinare il progetto in maniera varia, però insomma non è che tutti gli studenti fanno un progetto diverso su un tema diverso. Ecco, questo anche perché così il docente o la docente del laboratorio può in qualche modo più facilmente supportare il lavoro anche proprio perché si tratta di un laboratorio di primo anno. Non so, Elisabetta, se vuoi aggiungere qualche cosa in relazione a questo. Devi accendere il microfono, Elisabetta. No, dicevo, tutto chiaro? Ci sono altre domande? Io non ne vedo altre, non so se ne sono arrivate. Allora, non ci resta che ovviamente ringraziarvi per aver partecipato a questo webinar. Voi se avete dubbi, domande, ci trovate ovviamente agli indirizzi, possiamo anche poi organizzare dei colloqui eventualmente, se avete domande più specifiche, eccetera, eccetera, anche privati. Vi auguriamo fare una ottima scelta e di trascorrere delle ottime vacanze questa che saranno, vi cerchino per il prossimo anno. Veramente ottime se vi sarete già iscritti. Vabbè, quello sicuramente. Giusto, chiudendo vi ricordiamo che è già possibile iscriversi, quindi la prima finestra si chiude l'8 di luglio, ok? E per iscrivervi dovete andare ovviamente su segreteria online, solito sistema. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci.